Ho preso uno spago. Mi servirebbe un anello. Un anello bellissimo, l'ho visto prima, mi piace molto questo anello. Perfetto, molto gentile, grazie. Allora, quando di solito un mago prende un anello, le persone sono portate a pensare che l'anello sparisca, o sparirà. Non è questo il caso, l'anello è assolutamente all'interno dello spago. Puoi tirare l'anello per far vedere che è all'interno dello spago? Quindi questo non è il caso in cui l'anello sparisce, è il caso in cui l'anello cambia. Ora, questo è un anello bellissimo con delle pietre preziose, un anello di oro bianco, e noi vediamo di farlo trasformare. Tra l'altro Cagliostro era un alchimista che diceva di aver trovato la pietra filosofale che avrebbe trasformato qualsiasi volgare metallo in oro. E noi cercheremo invece di trasformare magari quest'oro in magari un metallo volgare, oppure in un oro ancora più pregiato. Devi sempre controllare se l'anello è all'interno della... Tira, perché è quello... lo so, ma a volte ci sono le illusioni ottiche. Allora, io adesso cercherò di fare... Scusa, controlla sempre perché le mosse del mago... Perfetto. Allora, io adesso cercherò di fare... di tenere questo anello, l'anello è sempre all'interno. Io farò o un nodo o un fiocco. Tu, anzi, fallo te, un nodo o un fiocco. Metti i capi del esatto, sì. Sopra, esatto. E poi vedremo l'anello in cosa si trasforma. Si può trasformare in metallo più volgare o in qualcosa di più... Un nodo? Allora, col nodo ci metti più a scioglierlo, il fiocco ci metti meno. Scegli te, Piera, devi scegliere te. Ok. C'hai una parola magica? Io non guardo perché non voglio essere distratto dalla tua... Ok. Conosci una parola magica? No. Che bella fantasia. Prova a soffiare senza parola magica. Ti piacerebbe più l'oro giallo o l'oro rosso? Rosa, indaco, verde, giallo. Blu. Giallo, giallo sapevo. Sciogli pure il fiocco. Metti la mano sotto a parare. Togli a sinistra o a destra, scegli te lo spago. Toglilo pure a sinistra o a destra, tutto dalla mano. Metti la mano sotto adesso, dimmi quando ci sei perché non voglio guardare. Togli tutto lo spago, ci sei un po' più sotto la mano, un po' più sotto la mano, non troppo attaccato, un po' più sotto, attenzione, che ora l'anello casca sulla mano e tutti fanno, ma l'anello, ma dove va? E la cosa bella è che l'anello non lo trova mai nessuno, e questa è una cosa che a me piace, soprattutto dell'anello stesso. Era questo? Gli occhiali non sono miei, giuro, no. Sono di Emanuele, grazie, molto gentile, non lo so, l'ho sostituito con uno di cartone. Beh.